questa panchina all'Orto Botanico di Roma, accanto ad alcune straordinarie piante grasse, concludo con questa settima puntata questo viaggio, questo percorso, questa così manovra di avvicinamento alla scienza e all'uomo scienziato. Con il settimo intervistato, ripeto, noi avremo concluso questa prima parte di viaggio vicino, accanto alla scienza, di chi ne detiene in parte i segreti. Ci auguriamo che in un futuro più o meno prossimo si possa tornare ad occuparci di questi argomenti con altre interviste, con altri personaggi. Comunque, l'ultima puntata ha per titolo Comunicare alla velocità della luce, e ce ne parlerà il professore Yunichi Mizushawa, che è un professore giapponese che studia e lavora a Tokyo e che parla di questo tema, ecco, comunicare alla velocità della luce. Va detto anche che il professor Mizushawa è uno dei padri del transistor e di conseguenza anche del computer. L'epoca in cui viviamo quindi porta tra i suoi inventori, se così possiamo chiamarlo, proprio il professor Mizushawa. Bene, ci vediamo alla conclusione per il consueto arrivederci. Il professor Nishizawa insegna elettronica dei semiconduttori alla, io dico, Tohoku University, insomma è una cosa del genere, è una delle più antiche e famose università giapponesi. La cosa straordinaria, ma lo scopriremo poi parlando con lui, è che anche in questo momento, con le telecamere, per quanto di modello pre-rivoluzione francese, comunque i microfoni in qualche maniera sono passati attraverso le sue scoperte, le sue invenzioni addirittura, perché quando fece la prima aveva soltanto 21 anni e quindi si può parlare proprio di una vera e propria invenzione, ma questo ce lo faremo raccontare raccomandandoci però alla sua così allo spiegarci con grande semplicità le cose che ci dirà. Intanto però, prima di fare la prima domanda, vi vorrei far vedere questa rivista che è una sorta di capital giapponese, quindi rivista di prestigio, che ha dedicato proprio la copertina al professor Nishizawa. Ecco, questa è la copertina, poi rigorosamente girando il giornale al contrario, e poi si può vedere il servizio del professor Nishizawa. Va bene, ma di questo parleremo. Allora, innanzitutto io vorrei che il professore facilmente spiegasse quelle che sono state le sue scoperte più importanti, poi insieme a lui vedremo come queste scoperte, tra l'altro all'inizio non sono state considerate, ma questo è un destino di molti. Quindi se il professore cortesemente ci racconta, ci dice le scoperte più importanti. Yes, one of the most important discoveries is the realization of optical communication. Sì, posso cominciare con la scoperta, o per meglio dire con lo sviluppo delle comunicazioni ottiche. Marconi aveva cominciato, voi lo sapete bene, con il mettere a punto il concetto e la scoperta delle microonde. Noi abbiamo preso da Marconi questa idea cercando di portarla più avanti, sviluppando l'uso delle microonde per farle diventare delle frequenze di banda sempre più elevate, cercando cioè di andare verso le altissime frequenze, che era un po' il sogno degli ingegneri di un tempo. E adesso questo sogno è in via di realizzazione. Noi abbiamo adesso una fibra ottica, del diametro di un capello che può convogliare più di 7500 comunicazioni telefoniche. Perciò questa è la massa di dati che può essere fatta passare su una sola fibra ottica. More than 7500 telephone lines in the same time. È uno strumento efficientissimo e si può riuscire a mettere in comunicazione il mondo intero aumentando di poco il numero delle fibre ottiche. Secondo me, far comunicare il mondo intero è una cosa estremamente importante non solo dal punto di vista scientifico, ma anche da quello della sicurezza mondiale. Più comunichiamo e meno pericoli ci saranno nel mondo. Improvement of the efficiency all over the world.
questa che abbiamo ascoltato, che riguarda le fibre ottiche, se non sbaglio, non è la prima scoperta del professor Nishizawa. La prima è a 21 anni e riguarda, ecco, non so cosa riguarda, mentre quella del 24 anni riguarda il diodopin. Quindi qual è quella dei 21 anni? Oh, yes. Sì, a 21 anni ho fatto la mia prima scoperta, però devo dire una cosa. Gli esseri umani fanno sempre parte del mondo animale e nel mondo animale l'unico che è in grado di usare gli strumenti è l'uomo. L'uso degli strumenti è perciò una peculiarità dell'uomo. Tuttavia ci sono solo 3 strumenti in grado di funzionare con una perdita di efficacia di utilizzo di meno dell'1%. Io ho inventato uno di questi strumenti che ha una perdita di efficienza solo dell'1%, il diodopin. E l'ho inventato a 21 anni. Il diodopin è in grado di convertire la corrente alternata in corrente continua. È uno strumento estremamente importante per l'ingegneria elettrica ed è qualcosa che, applicata, ha degli sviluppi eccezionali. This is one of the 99% devices. Vorrei veramente domandargli, a 21 anni la guerra era finita da pochissimo, se non sbaglio, e la conclusione della guerra in Giappone è stato un momento altamente drammatico. Ecco, lei come ha vissuto quel momento e perché in quel momento, anche se mi risulta che suo padre voleva farle fare il chimico, lei invece si è messo a studiare questo? È vero, io volevo prima di tutto riuscire a entrare all'università, ma volevo fare scienze di base. Invece mio padre mi ha detto, no, questo non va, siamo in un momento particolare per il Giappone, non riuscirai a fare nulla. Si era infatti nell'immediato dopoguerra. Le città erano completamente rase al suolo, c'erano grandi difficoltà a trovare da mangiare. A quel tempo ebbi l'occasione di vedere il film Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. Questo film mi colpì in maniera profonda e totale. Nel frattempo tornavano a casa soldati giapponesi feriti provenienti da diversi campi di concentramento. Tutto questo significava ancora altre bocche da sfamare e sempre meno cibo. Perciò io, colpito da questo film e dal mondo che era attorno a me, mi dissi, no, è inutile che io faccia la ricerca di base, voglio fare qualcosa che possa servire a tirar su le sorti del mio popolo, ad aiutare la gente, a farla vivere meglio. Ora il Giappone non ha materie prime, ha solo tanta popolazione e bisognava sfamarla. Allora io ho pensato, qui bisogna mettere a punto qualcosa che faccia sì che noi, invece di importare tutto, possiamo esportare per migliorare la nostra bilancia. Per cui cominciamo ad importare le materie prime e tutti ci mettemmo al lavoro. Io in particolare mi misi al lavoro per progettare degli strumenti ad alta tecnologia che potessero essere venduti per aiutare le sorti del mio paese. Beh, mi sembra un discorso straordinario quello del professor Nishizawa e anche così un momento di commozione nel pensare che un film come Ladri di biciclette, un film di Vittorio De Sica, arrivi così dopo anni, arriva in Giappone, lo vede un giovane giapponese, ne rimane talmente colpito che poi credo che lei l'abbia rivisto di recente questo film, è vero? Yes. L'ho rivisto, ma mi sono talmente commosso che ne ho dovuto sospendere la visione. E cos'è che l'ha colpita così, così profondamente in questo film? Oh, yes, la duplice sensazione di vedere questa gente che tornava a casa senza essere riuscita a trovare niente da mangiare, senza essere riuscita a risolvere la giornata, e nello stesso tempo il rendermi conto che io, seduto a guardare il film, non potevo far niente per aiutarli. Ma non ho capito perché, ma forse è così, si è più felici se ci abbiamo il transistor. All'epoca di Ladri di biciclette, che è tanto piaciuto al professore, il transistor non c'era. Sì, capisco. Ma devi anche pensare che la popolazione mondiale è in continuo aumento e perciò questo significa un depauperamento continuo delle risorse.
Il transistor, insomma, non dà la felicità, ma è una possibilità, una delle possibilità per riuscire a mantenere un buon livello di vita degli individui attraverso sistemi che eliminano il depauperamento delle risorse naturali. Ed è per questo che io insisto sull'efficienza. Se noi infatti non avessimo questa efficienza, non potremmo più avere nemmeno il livello di vita che avevamo prima. D'altronde, nulla vieta, una volta soddisfatte le esigenze di base della popolazione, di vivere in maniera tradizionale, come si viveva una volta. Questo non è proibito. Le farò un esempio. Prendiamo la guerra. La guerra è un fattore di distruzione totale. Non solo usa al massimo tutte le risorse naturali di un paese e di tutti i paesi coinvolti, ma nello stesso tempo distrugge la felicità, gli individui e la natura. Ora immaginiamo che i due o tre grandi si possano vedere immediatamente attraverso un video solo schiacciando un bottone. Si parlino e possano evitare lo scoppio della guerra proprio perché riescono a comunicare velocemente, in pochi secondi, attraverso la tecnica. Ecco, questo, secondo me, potrebbe evitare la guerra, che ci porterebbe tutti alla catastrofe. Riusciremo a non distruggere la natura e perciò a essere più felici. Ecco, adesso mi ha convinto sulla storia di questo videocitofono fra superpotenze, insomma, ma la sua scoperta cammina su questa strada, o forse è già questo, no? Cioè la grande rapidità attraverso queste fibre ottiche della comunicazione, di arrivare a una comunicazione sempre più rapida. Voglio domandare se è proprio così. Pensi ad una fibra ottica del diametro di un capello. Questa fibra già esiste ed è già sul mercato. Essa può convogliare 7500 comunicazioni telefoniche. Quella che invece stiamo mettendo a punto e che è già stata fatta in laboratorio, ma non ancora a livello industriale, è una fibra ottica che, pur avendo lo stesso diametro, è in grado di convogliare 23.000 conversazioni telefoniche. Poi stiamo lavorando a un ulteriore ampliamento di 1000 volte tanto, in modo che con un'unica fibra ottica si possano avere 23 milioni di comunicazioni nello stesso momento. 23 million telephone lines in the same time. Therefore, it is partly commercialized and we are just developing in my laboratory. 23 milioni di comunicazioni nello stesso momento. Pensavo alle interferenze, alle... No, invece no. No. Ah, sì, ci sarà qualche cosa. Certamente. Signore e signori, grazie. È per me un grande onore essere qui a parlarvi. In primo luogo vorrei parlare della mia esperienza personale di studente di liceo durante la guerra. In quel periodo ho letto molti libri e quelli che mi hanno più colpito sono state le opere di Nietzsche. I suoi libri sono certamente pericolosi perché possono essere mal letti e mal interpretati. Proprio da Nietzsche, però, ho imparato quella che secondo me è la cosa più importante e che poi ho cercato di applicare. Nietzsche suggerisce di interrogarsi a fondo per sapere quale sia la cosa più importante per se stessi. Quando mi sono fatto questa domanda, mi sono accorto che per me la cosa più importante era l'amore per gli altri esseri umani. Avendo capito questo, non ho mai più cambiato idea e anche adesso cerco di ispirare ogni mia azione a questa fede. For all human beings. After that, I have never changed my mind, and I am always keeping my mind to evaluate that for every human being. Vorrei ora farvi vedere un'immagine di un circuito integrato simile a quelli impiegati nei piccoli calcolatori tascabili. Un circuito come questo sostituisce più di 18.000 transistori. Tra questi due punti che sto indicando, si ha una distanza di 0,5 mm e la superficie totale è di circa 6 mm. Tutti i punti che vediamo in questa parte contengono dei circuiti. Potete immaginare quindi quanti ne siano qui incorporati. Oggi ne riusciamo a contenere nelle stesse dimensioni più di 2 milioni. E un calcolatore come questo può essere acquistato in un qualsiasi negozio per un prezzo molto modesto. Ora, un piccolo pezzo di silicio come questo, con un quadratino di 2 cm di lato, è sufficiente a immagazzinare nella memoria l'equivalente di un giornale di 32 pagine.
Una società giapponese è ora riuscita a creare un circuito integrato 4 volte più potente, pur restando nelle stesse dimensioni. Il che significa che è possibile registrare in memoria sullo stesso chip i giornali di un'intera settimana. Una settimana fa circa, un certo laboratorio di ricerca in Giappone ha dichiarato di essere riuscito a moltiplicare per 4 questa potenza. Il che significa che ora, nella stessa area, è possibile registrare un mese di quotidiani su una superficie delle dimensioni già dette. Nel futuro, quindi, le biblioteche non saranno più composte di libri, ma semplicemente di pile di minuscoli circuiti integrati. Very recently, about 1 week ago, some research laboratory in Japan pronounced. Abbiamo appena detto che oggi nel chip di silicone si può memorizzare una quantità piuttosto alta di informazioni. Se si vuole però usare queste informazioni bisogna di solito metterle in forma scritta e questo richiede molto tempo. Insomma, recuperare le informazioni, metterle in forma scritta, tutto questo finisce con il farci perdere tutto il tempo guadagnato. Se invece adoperiamo le fibre di vetro, bastano pochi secondi per trasmettere in altri luoghi le informazioni immagazzinate. Le comunicazioni ottiche quindi rappresentano uno strumento fondamentale per il miglioramento degli scambi. Masse considerevoli di informazioni possono infatti essere inviate in tempi brevissimi. Entro cioè pochi secondi è possibile quindi avere a disposizione grandi masse di informazioni. Optical communication makes very large help for the application of integrated circuits. Quite a large amount of information. Per esempio, noi possiamo fare a New York una richiesta per un certo numero di informazioni e esse istantaneamente possono essere disponibili sul nostro tavolo da lavoro. You can call New York. L'informazione, perciò, è disponibile istantaneamente e senza limiti di quantità. Questo consente di elaborare e di programmare lo sviluppo economico in una luce del tutto diversa da quella che ha avuto finora. Much superior things. And you can design economical situations where you can forecast weather and also you can forecast climate and so on. Ecco, devo ammettere di essere un po' molto affascinato, anzi, dal continuare a parlare con il professor Nishizawa, perché è forse la prima volta che parlo con uno studioso che ha inventato alcune cose che ho capito, che vedo. Ad esempio mi spiegava prima il professore che, ecco, se lui non si fosse applicato a questi studi, noi oggi avremmo dei televisori giganteschi. Il fatto che i televisori siano diventati più piccoli, più maneggevoli, eccetera, sta a significare che il professore, mentre noi facevamo altri mestieri o altre trasgressioni, si dedicava invece a questi studi. E quindi, non so se riesco a farmi capire, ma è importante riuscire a parlare con una persona che ha inventato una cosa che è lì, perché con Marconi non l'abbiamo fatto in tempo, con Meucci nemmeno. Mentre invece, ecco, con lui è lì, la cosa la possiamo conoscere. Ecco, ad esempio, se la telecamera zoom un attimo, ammesso che, ecco, chissà cosa c'è dentro l'orologio di questo, del professore, forse esce fuori, mi piacerebbe tanto che uscisse fuori un samurai da questo, miniaturizzato. Ci ha mai pensato? Forse un samurai miniaturizzato, è un po' difficile che salti fuori dal mio orologio. Però i semiconduttori possono soddisfare molti desideri degli esseri umani e aiutarli in molte e diverse direzioni. Mi può fare qualche esempio? Le faccio un esempio. Con i semiconduttori tutto può essere reso più efficiente e più piccolo. L'efficienza fa sì che un motore possa avere una capacità di trazione molto maggiore di quanto non avesse prima.
La miniaturizzazione fa sì che tutto possa essere messo in un involucro molto più piccolo. Pensiamo per esempio ad un treno. Il treno usa gran parte del suo spazio per la motrice. Se riusciamo a ridurre la dimensione della motrice pur conservando lo stesso spazio per i passeggeri, possiamo ridurre la dimensione del treno e avere una trazione altrettanto veloce. Ora, un americano ha fatto un calcolo a metà tra il serio e lo scherzoso. Egli ha valutato che se noi riuscissimo con questo motore più piccolo ad avere treni più piccoli, allora sarebbe possibile perforare delle gallerie con diametri e altezze minori. Perciò, volendo perforare il famoso tunnel sotto la Manica, esso sarebbe del 50% meno costoso di quanto non lo sarebbe adesso. Ecco, questo è un esempio della, dell'applicazione della miniaturizzazione. Tutto si può ridurre e fare più piccolo, professore. Meno forse la volontà. La volontà che lei ha probabilmente messo costantemente, impiegato costantemente per compiere i suoi studi, per proseguire i suoi studi, malgrado le diffidenze che aveva intorno. Quindi, a fronte di scoperte che tendono a rimpicciolire, in realtà poi la volontà se è dovuto crescere, ha dovuto far crescere, ha dovuto far lievitare. È così? Sì, anche se non era nelle mie intenzioni, diciamo che io ho sempre messo molta volontà e molto entusiasmo nel costruire nuove attrezzature più efficienti. Questo è quello che ho sempre avuto in mente. Per esempio, questa minore dimensione del motore a cui voglio arrivare, anche se non ho ancora stabilito la dimensione, farà sì che si possano avere dei motori delle dimensioni del 5% di un motore attuale. Pensate che risparmio di materiale quando questo sarà possibile sul piano industriale. Anche le nuove linee elettriche a rapida trasmissione e a basso assorbimento faranno ottenere un notevole risparmio energetico e anche in questo caso si cercherà di ridurre e nello stesso tempo di mantenere. La volontà di continuare su questa strada evidentemente è dentro di me, anche se non era una cosa a cui pensavo. La volontà di farcela. Lei prima ha parlato di ladri di biciclette di De Sica, ma so che ha anche una passione per Dante, ecco, per Dante Alighieri. Quando l'ha letto, cosa ha letto, cosa le è piaciuto, perché gli piace? Veramente Dante l'ho letto al liceo. C'erano Canti dell'Inferno e altri brani scritti non solo della Divina Commedia che mi interessavano, che mi avevano colpito. Io ho sempre avuto una grande passione per la lettura, anche se sono stato influenzato dal cinema e in particolare da Vittorio De Sica. Direi però che sono stato soprattutto influenzato dalle mie letture universitarie. Leggevo come un pazzo. E ancora adesso, quando vado a letto, consacro perlomeno una mezz'ora alla lettura di libri di tutto il mondo, ma soprattutto del mondo occidentale. Ecco, quindi c'è l'alta tecnologia, c'è però l'arte, l'umanesimo e anche un po' la decadenza, la bella, dolce decadenza di una parte di civiltà. È questo un po' che l'ha portato poi a queste scoperte, a questo volerci far parlare tutti quanti insieme, a farci, e quindi ad aiutarci, perché è vero che se parliamo tutti quanti insieme, come ha teorizzato il professore con una sua scoperta, forse le cose vanno meglio, la parola conta. Secondo me l'alta tecnologia non può essere fine a se stessa, ma deve assolutamente basarsi sul concetto di umanità, che per me è estremamente importante. Lei ha tre figli, quanti anni hanno i suoi figli, professore? Dunque ho tre ragazzi, un maschio che è il primo e due femmine. Il ragazzo ha 28 anni e già lavora da diverso tempo all'Università di Tokyo in un laboratorio di biochimica. Fa ricerche sul cancro. La seconda è anche lei biochimica, però lavora in un laboratorio di un'azienda privata, sempre nel campo delle ricerche. La terza invece è ancora una ragazza e sta finendo l'università. Vive in casa, dove tra l'altro vive anche il mio vecchio padre che ha 95 anni. And she's studying Japanese literature. Ecco, suo padre che la voleva far fare a lei il chimico, si è ricreduto poi, sì. Devo dire che mio padre sente più vicina a mia figlia perché lavora nella biochimica, che è il campo che secondo lui valeva la pena di seguire. Anzi, io sono un po' il brutto anatroccolo della famiglia, quello che un po' al di fuori, che ha fatto qualcosa di diverso.
Però adesso io e mio padre riusciamo a stabilire un legame in comune, perché io vedo per il futuro una liaison sempre più stretta tra il mondo dell'elettronica e quello della chimica. Per migliorare ulteriormente l'elettronica, infatti, avremo assolutamente bisogno di studi di chimica molto avanzati. E così la famiglia si riunirà. Si ritiene un buon padre? Non sono sicuro di essere un buon padre. È certo però che sento dentro di me un amore profondo per la mia famiglia. My love to my family. That's all. Ed è un buon marito? Non ne sono altrettanto sicuro. Io ritengo però che bisogna non solo amare la propria famiglia, ma anche amare un po' tutti gli esseri umani. We should love every human beings. Però io sono convinto che il professor Nishizawa si ritiene un ottimo giapponese. Lo spero. Professore, mancano soltanto pochi secondi e abbiamo concluso. Se crede di dover anticipare un momento del futuro, in parte però già ce l'ha detto. Altrimenti ci saluti in giapponese e ci sentiremo in quei 23 milioni di telefonate un giorno. Ci chiameremo sulla stessa fibra ottica. Yes. Voglio dire un'ultima cosa. Sto lavorando adesso per ottenere la più alta efficienza nel trasporto dell'energia elettrica. Questo tipo di trasmissione elettrica altamente efficiente farà risparmiare tantissimo, spero, a tutta l'umanità. E per chiudere vorrei aggiungere che io mi sento internazionale e quindi ritengo di essere anche un buon giapponese, perché le due cose devono andare insieme. E per finire, sayonara. In the same time I can be a very nice Japanese. And finally, I should say, sayonara. Vorrei sapere che prospettive ci sono per la miniaturizzazione dei componenti, perché anni fa erano state fatte delle previsioni che davano un andamento esponenziale nel tempo. Vorrei sapere se questo andamento esponenziale è ancora valido come prospettiva oppure se ci sono delle modificazioni nelle previsioni. Grazie. Yes. In next 10 years. Credo che al termine dei 10 anni che abbiamo davanti raggiungeremo le dimensioni della molecola stessa. Anche perché cambieranno la struttura e il disegno stesso dei vari strumenti. Attualmente quindi c'è una crescita esponenziale. Il settore elettronico sta scoprendo nuovi campi e abbiamo bisogno di nuovi disegni. Cannot apply. Therefore, the other moment, our electronics get into the new field. Parlando della nuova tecnologia di deposizione di strati monolayer di gallio e arsenico, cioè di gallo arsenuro, su un substrato non menzionato, si può pensare che questo substrato sia anche il silicio in qualche organizzazione? Yes. Sì, tutte le ricerche possibili sul silicio sono già state completate e funzionano benissimo. In alcuni casi facciamo anche degli strati con eterostrutture e contemporaneamente abbiamo scoperto anche un fenomeno molto interessante. La base di silicio comunque va benissimo. In the same time we found a lot of very very interesting phenomena in the same time. Beh, direi che visto che il ghiaccio non è rotto a sufficienza, una domanda la voglio fare io al professor Nishizawa. Che è una domanda relativa, forse anche un po' provocatoria. Quando si parla di supercalcolatori si parla spesso, molto spesso, qualche volta con eccessivi livelli di ambiguità della intelligenza artificiale. Quindi io vorrei sapere dal professor Nishizawa che cosa servono dispositivi più potenti di un ordine di grandezza. Se lui pensa ad esempio a macchine della quinta generazione General Purpose, o se pensa a macchine della quinta generazione dedicate a delle cose, ed eventualmente ai limiti, non tanto del silicio, ma ai limiti progettuali, ovvero, visto che il professor Nishizawa dà una base filosofica alla sua cultura e al suo modo di vedere il mondo, io vorrei sapere dal professor Nishizawa che limiti lui pone,
nei desideri di progetto, negli studi che si stanno compiendo a proposito dell'intelligenza artificiale. Esistono persone che stanno ipotizzando un biocalcolatore pensante. Io credo che esistano dei limiti che vengano molto prima di tutto ciò. Vorrei conoscere in merito, a proposito delle alte velocità, cosa pensa il professor Nishizawa in relazione appunto ai calcolatori della quinta ed eventualmente anche a quelli della sesta e via dicendo generazioni. Grazie. Utilizziamo il nostro cervello in maniera limitata. Anche chi usa il suo cervello alle massime capacità possibili adopera una minima parte della materia cerebrale. Il concetto di limite mi sembra molto importante per l'idea di innovazione, visto che adesso abbiamo un limite molto ridotto. Nel settore dei calcolatori, invece, si potrebbe dire che questo è l'inizio di una nuova fase nel concepire gli elaboratori del futuro. È prevedibile quindi che ci saranno dei calcolatori organizzati in maniera nuova. Non so se questa si può chiamare intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale, se sarà possibile, è appena agli inizi. Artificial intelligence start very recently. Thank you very much. Le tecniche molto interessanti che il professor Nishizawa ha presentato, in particolare le tecniche CVD, penso possano essere applicate anche allo sviluppo di sensori innovativi, sensori di specie chimica, eccetera. È allo studio qualche attività negli istituti diretti dal professor Nishizawa a questo riguardo? Nel mio laboratorio no, ma in quello accanto al mio si effettuano degli studi proprio per vedere quale sia il comportamento di tutti gli ioni. Devo dire però che la ricerca è soltanto agli inizi e che finora si sono avuti soltanto dei risultati indicativi. E abbiamo concluso. Non so se nel corso di queste 7 puntate siamo riusciti a essere, come era la nostra intenzione, divulgatori, cioè se siamo riusciti a far capire alcune cose molto importanti che ci hanno detto via via gli scienziati intervistati. Il nostro intendimento era quello, come era lo stesso anche da parte degli scienziati. Riteniamo comunque ancora, e di questo siamo grati alla Montedison Progetto Cultura perché ci ha consentito di fare questa, di realizzare questa serie, siamo convinti, dicevo, che i mezzi di comunicazione di massa come la televisione devono sempre più avere come scopo quello di avvicinare le grandi platee ai grandi temi, come appunto quelli legati alla scienza. Mi auguro che questo non sia un addio riguardo a questi argomenti, ma soltanto un arrivederci. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento è ai prossimi imminenti programmi di settembre. Arrivederci.